siamo con Mirella Tamburello, azienda Tamburello. È stato degustato un vino dell'azienda, un vino speciale, biologico ma anche di tradizione. Ce ne parla? Sì, il Perricone. Il Perricone è questo antico vitigno coltivato nei tempi del Whitaker, era quasi scomparso, via via si estingueva e quindi un bel momento ho pensato che, siccome è un vitigno abbastanza importante e particolare, di riportarlo in auge. E così è nata la mia prima bottiglia nel 2001. Allora di Perricone non ne sapeva parlare nessuno. Mi ricordo in quei vinitali che feci, quando degustavano questo vino mi dicevano: ma il vino come si chiama? Perricone? Non era conosciuto. Oggi si parla di Perricone, se ne parla perché altre aziende hanno seguito questi passi, se ne parla perché è un vino ricco di antiossidanti, resveratrolo e picetannolo in grandissime quantità rispetto a tutti gli altri rossi siciliani e italiani. Un vino autoctono ma anche biologico, quindi? La scelta del vino biologico è una scelta che, per quanto mi riguarda, oggi si può chiamare vino biologico. Domani sarà presentato il nuovo regolamento del biologico riguardante il vino e il vino fino a ieri veniva chiamato da uve biologiche, ancora prima da agricoltura biologica. Oggi si chiama vino biologico. Il vino prima non interessava che fosse bio, oggi comincia un interesse particolare al vino biologico. E quindi noi aziende che abbiamo in qualche modo cominciato in alcuni tempi in cui effettivamente non c'era grande interesse, a maggior ragione oggi ci vogliamo presentare, farci conoscere per dire: noi ci abbiamo creduto come stile di vita, è qualcosa di importante che garantisce la qualità ma garantisce anche un'identità.